quartino prima ha fatto la pipì addosso alla mamma. Esatto. Buongiorno Martino, buongiorno Martino, buongiorno, sei felice? Sei felice Martino? Eh? Sì? Prima volta la crema, mami. Martino, dove siamo? Dove? Dove siamo? Dove, mami? Dove siamo? Al mare. Guarda, mamma. Tutto nudo. Siamo al mare. Tutto nudo col suo costumino. Col costumino. Guardalo come sfoggia il suo fisico sulla spiaggia. Da poppante di latte. Il super poppante. Tanto, questa è la prima volta che Martino viene... viene riempito di crema. Che bello, che bella la crema. Che ti sta facendo la mamma? Che ti sta facendo la mamma? Eh? Ti piace la crema? E ti dobbiamo spalmarti un quintale di crema perché sei bianco come la mamma. Io invece dovete sapere che la crema praticamente non l'ho mai messa in vita mia perché sono scurissimo di carnagione, quindi difficile che mi brucio. Invece tu ti bruci se non metti la crema. Sì. Guardalo. Ma che fa? Papà, ti stai riprendendo? Papà? Bazzo. Ora ti spalmo di crema, A chi? A te. A me? Sì. Ma che stai? Vieni. Ok. Grazie. Che bello stare al mare. Che bello stare al mare. E Martino sta mangiando. Mangiando il latte a Martino. Sì, poi lo mettiamo dentro al passeggino. Sì. E poi ci diamo il cambio per fare il bagno. Il bagnetto. La giornata è iniziata proprio per il verso giusto perché Martino prima ha fatto la pipì addosso alla mamma. Esatto, la possiamo notare proprio qui, davanti ai nostri occhi. Perché gli abbiamo messo il costumino per la prima volta. Solo che probabilmente dovevamo mettere anche altro perché... No, è il copricostume. No, è il copricostume quello che serviva a Martino, amore. Non lo sapevamo. Però io l'ho comprato perché c'era scritto costume per neonato dai 3 ai 6 mesi. Dico, boh, là si può mettere. Ma non ho calcolato che lui ancora non riesce a gestire la sua pipì. Quindi... Pensa se fa la cacca. Se fa la cacca che... È un problema. Che tu hai un problema. Se fa la cacca è un problema. Però... La mamma ha portato i... Anolini. Esatto. Bene. Martino, non mi pisciare addosso anche a me, grazie. Dovete sapere che Martino, qualche mese fa, mi ha pisciato 2 volte in faccia. Ah sì, è vero, proprio così. In faccia. È un'esperienza che vi auguro. Quindi, avete capito, vi augura che una volta nella vita un bambino vi faccia la pipì addosso. È l'imprinting con vostro figlio. Però crea un legame questa cosa, Sì. Comunque io uso questa crema qui per Martino, se ve lo state chiedendo mamme. Questa qui è buona. Stiamo testando. La stiamo testando. Oggi, fino adesso va bene. Se oggi cioè ancora non è bruciato. Martino, è dai, smettila. Grazie. Possiamo farci il bagno. Uno per uno? Sì, una alla volta andiamo a farci il bagno e tra l'altro io ho visto che questa GoPro può andare sott'acqua, quindi io ora proverò ad andare nell'acqua con la GoPro. Sì. Se questo video è uscito, vuol dire che la GoPro non si è rotta. Ok. Se no invece non lo saprà mai nessuno di quello che sto facendo. Eh sì, esatto. Bene.
Speriamo non si rompa la GoPro. Ok, sto usando la GoPro forse per l'ultima volta. Forse per l'ultima volta, perché cioè l'abbiamo comprata perché c'è scritto waterproof. Ma non si sa mai nella vita, sapete, no? Cioè, nel senso, non si sa mai. Questo spogliare ve lo evito perché sono diventato un papone panzone. Ma ve lo evito anch'io perché è mio. Che sexy, mamma mia. Sono proprio diventato... Comunque. Sono proprio diventato un panzone. Andiamo, ciao amore. Ah, è freddissima. Ah, è freddissima. Vado raga, ho la valla spacca. Ho paura che si rompa veramente la GoPro. Siete pronti? 3, 2, 1. No, non ce la faccio. Ma sono un cagasotto. Oddio. 3, 2, 1. Ma raga, c'avevo. C'ho qualcosa in tasca. Ho 2 euro in tasca. Ma che cazzo. 3, 2, 1. No. No. Oddio, c'ho una paura che mi viene qualcuno vicino e mi schizza l'acqua addosso. Vado. 3, 2, 1. No. È troppo fredda. Oddio. Vado. Sono un padre, devo andare. Sono un padre, devo dimostrare che sono un padre. Oddio, la GoPro sembra funzionare ancora. Oddio, ma è bellissimo. Oddio. Cazzo, funziona, mi sa. No. Oddio, che bello, raga. Ah. Oddio, quanto mi mancava il mare, ragazzi. Quanto mi mancava. Mamma mia. Mi mancava un sacco davvero il mare. E la GoPro sembra funzionare assolutamente. Dovevo riprendere prima. È arrivato quello avendomi gli orologi. Io ho detto. Ma che... ogni 7 secondi passano per venderti qualcosa. Dovranno pur guadagnare loro. È solo da comprargli qualcosa. Quello voleva vendermi gli orologi, ma io guardo l'ora sul telefono. Amore, tocca a te fare il bagno. Non perdere tempo, non tergiversare. Vai, amore. Forza e coraggio. Dai. Il mare ti aspetta. Non hai nessuna scusa. Non hai la scusa di Martino. Non hai nessuna. Martino dorme. Io sono qua che lo controllo. Mamma. Tu devi andare a mare. Beh, ma. Sì, vado. Amore. Ora vado. Il mare ti sta chiamando. Ora vado. L'acqua segna un confine nascosto. Come? Non mi spingo. Zoom? No. E qui aspetta con le mie unghie appena segno la nave dei pirati, eccola. Non vuoi dire che ti vergogni? Perché hai partorito da poco e ti vergogni? Ma perché lo devi dire? Ma di la verità. Che un po' ti vergogni perché hai partorito da poco. Però in realtà il tuo fisico è super a posto. Cioè guarda che firmerebbero le donne dopo aver partorito avere il fisico come il tuo. Veramente, amore? Niente. Amore, ti sei messo super a posto il fisico. Amore, hai perso un sacco. Amore, ma stai scherzando? C'è un bambino, ti guarda e dico, mica, questo c'è un bambino di 4 mesi, c'è un fisico così. Anzi, tu dovresti essere fiera. Lo sanno che hai partorito, Non so, però mi vergogno, sono troppo attenti. Vabbè, amore, la prossima volta ce ne andiamo alle Mauritius. Dai, salutiamo e siamo ripica. Sì. Ti pigli la GoPro e te ne vai di là. Vai, amore. Mi manchi, mi vedono. Ma non ti vede nessuno. Il mio fisico da mangiatrice di polpette. Amore, sei super snella.
Niente, lo stai dicendo solo per farmi... Dai amore, smettila, vai nell'acqua. Sei perfetta. Va bene. Ha preso coraggio. Vado io. Vai amore, vai. Dammi un bacio. Speriamo che l'acqua non sia fredda. Cioè, speriamo. Oh, brucia la sabbia. La sabbia brucia. La sabbia brucia. Oddio, brucia, 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 brucia. Ok, ci sono. Ok, l'acqua sarà fredda, mi ha detto Ale. Oh santo Gesù. Oh santissimo, fa freddissimo, raga. Fa freddissimo. Però sono troppo curiosa se funziona la GoPro. Fa proprio freddo. Fa freddo. Oddio. Oddio, che fredda. Oddio, che fredda. Oddio, che fredda. Ah, oh, che fredda. Come schizza. Come schizza, Antazzardà. Allora, io spero che non ci siano le tracine. Allora, io spero che non ci siano né le tracine in primis e né le meduse, perché se io incontro una medusa io scappo come freddo. Devo un attimo ambientarmi perché è veramente, ma veramente fredda l'acqua. Ok, come ha fatto Vale? Sono una madre, devo farcela, sono una madre. Oddio che fredda, sono una madre. Oddio santo. Vabbè, però ora sulle gambe è molto... Oddio, una tracina. Oddio raga, ho sentito una tracina quasi. Sotto i piedi. Oddio, devo fare tutto insieme. Non ci devo pensare. Oddio. Vado. Vado, sono una madre. Sono una madre. Sono una madre. Oddio, stava a cascare, mi stava a buttare. Così, tosta. Però voglio farvi prima vedere i miei piedini. Così, guardate che belli. Sono una madre. Ah, però si sta bene. Si sta bene. Mi sono persa la ciabatta. Oddio, tutte e due le ciabatte. Oddio, le tracine. Oddio, mi sono persa la ciabatta. Thank you.
torniamo da Ale. Ciao Batte, ciao Batte. Raga, noi stavamo prendendo tranquillamente un caffè, io e mamma e papà, però papà adesso non c'è, andato a pagare. Stavamo prendendo tranquillamente un caffè come una famiglia perfetta, perché lo siamo, e guardate lì, cioè sta prendendo fuoco il mondo praticamente. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Amo, andiamo. Amo, andiamo, è pericoloso. Amo, è pericoloso. Andiamo, dai, tieni. Andiamo, andiamo, è pericoloso. Sta registra, spegni. Sì, raga, non sappiamo cosa. Ha iniziato a essere un fumo grigio, adesso è diventato nero. E forse è la situazione più grave di quello che si vede. Guardate che fumo nero che c'è. Porca miseria. Niente, stiamo andando a vedere perché guardate la platea di gente che ammira questo. Oh madonna. Oddio. Ah, c'è a me il tabaccaio. Oddio. Il tabaccaio. Oddio. C'è a me il tabaccaio. Oddio. Oh mio Dio. Ciao. Come va? Ciao, bene. Vieni, vieni. Ma sai cosa è successo? No, forse è uscito una frangia. Ma quella è un'ambulanza? Sì, quella di sì. Raga, c'è un'ambulanza. Vuoi vedere anche Vale? Vieni. Ma devo chiederlo, mi sembrava. Vieni, vieni. Niente, ho portato l'altra comitiva. Allora. Non sto per piangere. C'è una ragazza che sta per piangere perché ti vede. Bravissima. Che cavolo. Ciao dottoressa. Bella la maglia. Lei del è emozionata per vederti. Bella la maglia del Messico. Super Martino. Ma ci sei stata o ce l'hai perché ti piace la maglia del Messico? No, perché l'hanno arrivata. No, volevo andare troppo in Messico. Direttamente dal Messico. Ah sì, allora salutiamo loro. Grandi, basta. Tieni Martino. Hai visto mamma e papà? Sono belle, eh? Cos'è che volete? Vai, aspetta, aspetta, va bene. Del niente. Vogliamo la giornata del niente. Vogliamo la giornata del niente. Mi dissocio. Vai amore, fammi vedere, dai, fammi vedere. Vai, 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 vai. Scusa, scusami, eh. Ah no, è discesa. Martino, questa è tua madre, che ci dobbiamo fare? Ti sei appoggiato, sei il boss. Martino, il boss. Sei pronto? Vai, vai, vai. Fammi vedere. Sei pronto? Lo scempio. Ma come mi fermo poi? Non ti fermo. Io. Ah, ti fermi urlando aiuto. No, voglio già sfondare, raga. E te che vai in addio. No. Cosa ho fatto male la mia vita per avere te? Aspetta. No, non è vero, ecco, ma fai schifo. Stavo scherzando.